Bentrovati a Sport News. Scattato dalla gara sarda di Arghero, il campionato italiano velocità montagna di automobilismo sta per approdare nelle Marche con la seconda prova titolata. Anche per l'italiano velocità salita autostoriche sarà il secondo appuntamento dopo l'avvio toscano alla Consuma. Lo staff organizzatore dell'Automobile Club Macerata sta mettendo a punto gli ultimi dettagli dell'evento. Il trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto va in scena in uno dei paesaggi più significativi delle cronoscalate nazionali, quello dei Monti Sibillini, con una spettacolare vista sulla regione fino all'Adriatico e le innegabili caratteristiche tecniche spettacolari che ne fanno un appuntamento da non mancare per i piloti ma anche per gli appassionati spettatori del passato e del presente. Le iscrizioni alla gara sono già aperte e si concluderanno alle ore 24 di lunedì 24 aprile. Per conoscere finalmente il parco partenti del 32esimo trofeo Lodovico Scarfiotti ed il 15esimo trofeo storico Scarfiotti. La gara sarà valida anche per il trofeo italiano Velocità Montagna Centro Nord, per il Challenge Assio Minicar Salita e per il Challenge Salita Piloti Autostoriche. L'evento continua a ricordare con il 12° Memorial Giovanni Battistelli, il precedente presidente dell'Automobile Club Maceratese, indimenticato fautore della ripresa della corsa marchigiana nel 2008, che ha saputo poi riconquistare un suo spazio con significato e validità importanti, grazie anche al lavoro portato avanti dalla squadra dell'attuale presidente Enrico Ruffini. La prima volta dell'Italia sul tetto d'Europa nella ginnastica artistica parla a Fermano. La nazionale maschile, che ha in squadra l'atleta cresciuto nella Fermo 85 Mario Macchiati e l'elpidiense Matteo Levantesi, ha vinto la medaglia d'oro ai campionati europei nel concorso a squadre con 249.526 punti davanti a Turchia argento e Gran Bretagna bronzo. Si chiamano Yumin Abbadini, Marco Lodadio, Mario Macchiati, Matteo Levantesi e Lorenzo Casali i nuovi campioni europei del team Event della ginnastica artistica maschile. Quello ottenuto dai ginnasti azzurri all'Antalya Sport Hall della città turca si tratta di un risultato storico. Mai più dal 1961 l'Italia al maschile aveva conquistato l'oro in questa specialità, quarta ai mondiali di Liverpool nell'autunno scorso, sale di un gradino dopo la piazza d'onore continentale dello scorso agosto a Monaco di Baviera. Il circolo tennis Francesco Guzzini di Recanati ha aderito al progetto, indetto dalla Federazione Italiana Tennis Sport e Salute, in favore della promozione dell'attività sportiva riservata agli over 65. Questo progetto dal nome Evergreen Over 65 prevede eventi gratuiti in varie modalità. Si ha la possibilità di partecipare a degli Open Day One Day o alla facoltà di partecipare ad un corso semestrale. Uno studio epidemiologico su uomini e donne danesi ha valutato il miglioramento nell'aspettativa di vita associato appunto alla partecipazione a vari sport. E con quest'ultima notizia è tutto anche per questa edizione del nostro TG. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.